Buonasera al Presidente della Camera, Roberto Fico, grazie per essere venuto a titolo quinto, per aver accettato il nostro invito, grazie per essere venuto negli studi di Napoli, che lei conosce perché Napoli è la sua città, in un momento difficile per Napoli, per la Campania, per tutto il paese, diciamocelo. Oggi è il giorno in cui di fatto 18 milioni di italiani tornano, quelli delle zone rosse, tornano in lockdown. È anche il giorno dello scontro fra regioni e governo su questa divisione a zone, per colori. Allora io le domando, che ruolo ha il Parlamento in questo conflitto che noi ormai siamo abituati a vedere tra governo e regioni? Il Parlamento ha un ruolo assolutamente di primo piano e centrale. Le faccio un esempio. Ieri i capigruppo di opposizione hanno chiesto in aula il ministro Speranza per un'informativa urgente, proprio per parlare di questi dati, delle varie anche tensioni e polemiche che c'erano state tra alcune regioni e il governo. E il ministro Speranza proprio questa mattina, quindi subito, è venuto in aula alle 11.30 spiegando tutto quello che era stato spiegato anche alle regioni. L'ha spiegato al Parlamento, quindi l'ha spiegato al Paese, e oggi abbiamo ancora informazioni maggiori. Quindi il ruolo del Parlamento è proprio questo, riuscire ad avere un ruolo di raccordo, controllare, indirizzare, legiferare, ed è quello che stiamo facendo. E quindi può essere un momento in cui anche tra le forze di opposizione e maggioranza, tra il governo e le regioni, si possa anche calmare il clima, e quello deve essere il luogo del dialogo tra maggioranza e opposizione. Allora, in questa settimana ne abbiamo viste di tutti i colori, letteralmente. All'inizio un'Italia divisa in zone verdi, arancione, rosse, un po' come un semaforo. Poi a un certo punto la zona verde è scomparsa, anche il Presidente del Consiglio ha detto non ci sono zone verdi perché tutte le regioni in qualche modo sono a rischio, c'è preoccupazione ovunque, una settimana concitata, però noi la vogliamo raccontare con un tocco di leggerezza dal nostro punto d'osservazione, ed è il punto d'osservazione del Poggiolo. Buonasera. Vedo uno stivale. Questa è della signora Santanchè. Come sta lo stivale Italia? Allora, abbiamo la Lombardia, il Veneto e il Piemonte che stanno a pezzi con questo Covid. Poi man mano che scendi stanno un po' meglio. Le regioni criticano lo Stato perché non vogliono prendere decisioni impopolari. Questa è l'Italia dal Poggiolo. Roma, 2 novembre 1940. Roma, 2 novembre 2020. Nel giorno dei morti, centrando incredibilmente la data di nascita, se ne va, vogliamo considerarlo così, il terzo re di Roma. Noi è da retta Roma. Dopo i sovrani dello spettacolo, Sordi e Petrolini, Proietti. Che ricorda di lui? Una grande persona. Dai reggenti della commedia a quelli della politica. Queste scale portano al Colle e simboleggiano oggi, con l'affanno degli ammalati, le fatiche di Sergio Mattarella. La solita canzone che sai già come fa. Non è lunghissimo, insomma, sono un paio di minuti, insomma. Sono magnifico. C'è un poco di finzione e un po' di verità. Il presidente deve gestire i pessimi rapporti in materia di Covid tra Stato e Regioni. Due note che si possono cantare aiutano a scordare quel mare di casini che ci sono. Da settimane la parola d'ordine è chiudere, anzi chiudere ma non troppo. E da oggi 16 milioni di italiani sono di nuovo chiusi in casa. Rosso, giallo, arancione, il semaforo, senza il verde perché trae in inganno, deve tener conto dei soggetti deboli, gli anziani. Mi chiedi come va, sto bene da star male. Abbracceremo di nuovo il nostro fratello Gigi nella gioia dell'amicizia. Si può piangere e ridere? Sì, si può piangere e ridere. Si può piangere e ridere. Lui faceva ridere, però mi viene da piangere perché per me è come se fosse un nonno. Se vogliamo essere seri, non esiste un momento della civiltà, se è civile,
nel quale gli anziani, poi chiamiamoli anziani, chiamiamoli come vecchi, come, non vengono rispettati, come è successo adesso. Chiudere e chiedere. I governatori non vogliono prendersi la responsabilità di recintare. Sarà tutta una questione di ristori? Deboli le ragioni delle regioni. Il cattivo stato dello Stato e un inedito Mattarella che diventa interventista. Tutto per evitare il conflitto. Volerò nel cielo limpido, cantano al vento la canzone del mattutino. All'anniversario della vittoria della Grande Guerra, Mattarella e Conte insieme all'altare della patria. Le frecce tricolore sembrano incidere nel cielo il messaggio dell'unità nazionale. È così? Mi sai di che ne hai fatto della vita che t'ho data, giocando con la mia? Voglio sapere, sto mondo l'hai cambiato. Che sarà, sarà, e ciò che succederà, nessuno saper potrà, che sarà, sarà. E non potevamo non raccontare questa settimana passando anche attraverso questo lutto nazionale. Ci ha lasciato Gigi Proietti, giustamente definito il terzo re di Roma. Presidente, martedì lei è stato convocato insieme alla Presidente del Senato Casellati al Quirinale. Quando si è chiusa la porta, che cosa vi ha detto il Presidente della Repubblica? C'era preoccupazione? Ci siamo detti che è importante, ci ha detto, trovare un sistema di dialogo ancora maggiore tra la maggioranza, l'opposizione, tra l'opposizione e il governo, magari con uno strumento parlamentare in più. È chiaro che in questo momento... Che intende per uno strumento parlamentare in più? Magari un luogo di condivisione maggiore, che potrebbe essere una capigruppo congiunta di Camera e Senato, presieduta dai Presidenti della Camera, in modo convocando magari il Presidente del Consiglio o il Ministro della Salute. Quindi si va verso avere... una cabina di regia, ad esempio. No, potrebbe non, essere non una soluzione. Non una cambiare di regia, ma anche magari un luogo in cui ci si possa scambiare informazioni in modo più repentino, fermo restando che comunque il luogo rimane esclusivamente sempre il Parlamento. Ed è chiaro che in questo momento di emergenza, di sofferenza, di criticità così acuta e di sofferenza per tantissimi italiani, la politica deve essere anche migliore di se stessa, più autorevole, più forte, senza critiche, senza polemiche. Si può dibattere, perché è importante dibattere anche per arrivare a delle soluzioni migliori, ma bisogna essere uniti e bisogna stare insieme, perché la gente oggi non può sopportare litigi continui. E anche quindi il Parlamento, diciamo, deve tornare centrale. È evidente che questa pandemia è stato in tutta questa pandemia il Parlamento centrale. È da marzo che abbiamo votato però gli scostamenti critica... di bilancio, insomma abbiamo fatto un lavoro davvero incessante. Non è mai abbastanza, perché la pandemia ancora c'è. Il Presidente del Consiglio Conte ha riferito in Parlamento prima dell'ultimo DPCM lunedì e non accadeva da tempo. Questo in qualche modo segna un cambio di passo, secondo lei? Il fatto che questa crisi sia stata governata a colpi di DPCM, sì, DPCM è un tentativo però... di invece restituire sì. Diciamo, al Parlamento il dibattito, il confronto su come gestire questa fase? Due punti partendo dal secondo. Lunedì ci sono state le comunicazioni del Presidente del Consiglio, quindi con voto su delle risoluzioni, e parte della risoluzione di opposizione è stata presa dalla maggioranza, quindi questo sicuramente è un segno di dialogo e di lavoro comune. Però anche la questione dei DPCM, ciò che dico io è che i DPCM comunque sono stati autorizzati da un decreto che è stato votato poi in Parlamento, quindi alla fine con una conversione in legge. Se il Parlamento non vuole che ci siano i DPCM, basta che agisce su delle legge. Quindi il Parlamento è sempre centrale da questo punto di vista, perché è colui che decide in modo finale. Noi ci lasciamo per un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
Bentornati a Titolo Quinto, siamo a Napoli, siamo con il Presidente della Camera Roberto Fico, a cui chiedo ancora, Presidente, gli ultimi provvedimenti del Governo hanno innescato la protesta anche in alcune piazze del nostro Paese, da Napoli a Torino, a Milano, a Firenze, lo abbiamo visto, lo abbiamo seguito in queste settimane, lei è la terza carica istituzionale di un Paese arrabbiato, come si fa a governare la rabbia, chi deve governare la rabbia? Prima di tutto le manifestazioni sono assolutamente legittime e quelle sofferenze, quelle difficoltà non solo vanno ascoltate, ma bisogna dare risposta subito. E chiaramente, senza neanche dirlo, già l'ho detto più volte, chi vuole andare in piazza per effettuare esclusivamente violenze o caos deve essere isolato, e così mi sembra proprio che sia successo anche con le ultime manifestazioni. Quindi manifestazioni importanti, pieno diritto, e il governo sta lavorando sui decreti, già uno è stato appunto licenziato, il decreto ristori, e penso che probabilmente questa sera ci sia il secondo dei decreti di storia. Questo, diciamo, serve e servirà, però il concetto deve essere uno e fondamentale. Se io come Stato, giustamente perché devo tutelare la salute di tutti i cittadini, ti chiedo di abbassare la serranda a qualsiasi esercizio commerciale, non può questa perdita pagarla quel commerciante, ma la deve pagare lo Stato. Questo è il punto fondamentale ed è quello con cui si sta lavorando. Roberto Vicaretti a Milano, buonasera Roberto. Sì, buonasera Francesca e buonasera ovviamente al Presidente della Camera Roberto Fico da Milano, da una città che ha vissuto la sua prima giornata da zona rossa, una regione che ha vissuto la sua prima giornata da zona rossa, un ritorno a lockdown, e sa Presidente, c'è la sensazione qui a Milano, in altre parti d'Italia, nel vicino Piemonte, che ci sia un trattamento diverso riservato ad alcuni cittadini dietro queste decisioni. La definizione di alcune regioni rosse e non di altre, sì i parametri, sì quei 21 parametri, ma molti cittadini, prima che i politici, che gli amministratori si domandano perché questa diversità di trattamento. Ecco, alla terza carica dello Stato chiedo cosa si risponde a quei cittadini che si sentono cittadini di serie B questa sera? Che non sono cittadini di serie B, ma si è deciso di seguire una strada in cui ogni regione, quindi i dati delle regioni, mandano i parametri, mandano dati, quindi le regioni sono le fonti dei dati, all'Istituto Superiore della Sanità, dove con 21 parametri che sono stati approvati anche dalle regioni si può diventare area a rischio di diversa entità. E secondo me è giusto che in un luogo dove c'è più, dove c'è meno possibilità magari di contagio, comunque dove i parametri sono più bassi, si riesca ad avere una situazione magari più tranquilla, in alcuni luoghi invece una chiusura maggiore. Nessuno è cittadino di serie B e di serie A, nessuna regione viene trattata in un modo diverso dal governo, perché questo sarebbe assolutamente inaccettabile, anche inipotizzabile. Ci si basa esclusivamente su dati scientifici, i dati scientifici sono raccolti dalle regioni e le regioni hanno anche approvato i 21 parametri da analizzare, ma le vorrei far capire anche bene come funziona. Le regioni mandano i dati all'Istituto Superiore della Sanità e c'è un comitato di monitoraggio composto da tre membri delle regioni, scelti dalle regioni, tre dell'Istituto Superiore di Sanità e tre del Ministero della Salute, e solo dopo questi dati, con questa cabina di monitoraggio, vanno al Ministero della Salute, dove poi si firmano le varie ordinanze. Quindi il processo è assolutamente trasparente e oltretutto è stato approvato da tutte le regioni. È quello che ci ha detto oggi il Ministro della Salute Speranza alla Camera dei Deputati. E quindi è impossibile trattare una regione in modo diverso dall'altro, ma è una questione di dati scientifici e di situazioni locali. Tutto qui. È stata, va ricordato, un'altra giornata drammatica dal punto di vista dei contagi, oltre 37.000 nuovi positivi nel nostro paese, studio è ricomparsa questa cartina d'Italia come ci siamo abituati a vederla, cioè divisa per colori, 446 decessi solo nella giornata di oggi, 37.809 i nuovi casi. Sa Presidente, quando
questa trasmissione è nata attorno a un tavolo. La domanda che ci siamo posti è: ma non è che dentro quel racconto che abbiamo fatto e nella distonia di voci che abbiamo sentito anche nei giorni più difficili dell'emergenza, tra il governo centrale da un lato, tra le regioni dall'altra, c'è proprio quella riforma del titolo quinto del 2011, cioè quel percorso che non si è compiuto appieno o che non si è, come dire, realizzato come ci si attendeva di autonomia nel nostro paese? Ecco, le chiedo, è un pezzo del problema quella riforma? È tempo di riaprirlo quel capitolo delle riforme costituzionali e di ridiscutere tutti insieme di un nuovo sano rapporto tra governo e regioni? Sì, io sono convinto che non ci sia nulla di male a parlare di una riforma nuova del titolo quinto, di cercare anche dopo un po' di anni capire cosa ha funzionato e cosa no, e parlare anche mettendo al centro la questione delle materie concorrenti, ma soprattutto anche parlare di scuola e di sanità, che rappresentano anche i nostri pilastri di democrazia, la nostra unità nazionale. Quindi se si apre questo dibattito mi trova d'accordo, fermo restando che questo però è il momento in cui il nostro paese deve resistere, deve essere solidale, deve stringersi intorno a, proprio alla situazione difficile che stiamo vivendo, e andare avanti fin quando non usciremo dalla pandemia, perché ne usciremo e ne usciremo tutti insieme, nessuno ne uscirà da solo. Oggi una persona che si comporta in un modo giusto, quindi rispettando le distanze, non si contagia, e non contagiandosi non insiste poi sul sistema sanitario nazionale e fa sì che una persona si possa curare in un modo migliore. Quindi oggi comportarsi in un modo adeguato significa aiutare ed essere solidari con la persona che sta in ospedale o che andrà in ospedale, non solo per i malati di Covid ma anche per altre tipologie di malattie. Quindi oggi essere responsabili significa essere solidali, e a fianco a questo, di fianco a questo, lo Stato deve aiutare tutte le persone che sono in difficoltà. Lo sta facendo, lo stiamo facendo, abbiamo votato degli scostamenti di bilancio importanti. Presidente, ma dobbiamo fare ancora di più. Ma prima di tornare a Napoli da Francesca, le chiedo in modo proprio telegrafico: nella sua idea d'Italia, quel passaggio, quel rimaneggiamento del titolo quinto deve andare verso un federalismo più compiuto o fermi tutti, facciamo un passo indietro, si riprenda lo Stato centrale qualche competenza? Lo Stato centrale può riprendersi qualche competenza, però le dico, dobbiamo dibatterne anche per fare un'analisi seria di quello che è stato fino adesso, senza sparare assolutamente sentenze in questo momento. Ora pensiamo a resistere, a risolvere la situazione in cui siamo insieme a tutti i paesi europei, e alla fine ne usciremo più forti di prima. Francesca. Eccomi, allora voglio salutare e ringrazio per essere con noi Paolo Mieli, scrittore, giornalista, storico, direttore del Corriere della Sera, tanto altro, la conosciamo. Mieli, a cosa stiamo assistendo in questo periodo? Regioni che rivendicano più autonomia, poi quando il gioco si fa duro chiedono al governo di intervenire, quando il governo interviene allora no, siamo state in qualche modo scavalcate, non va bene nulla. Di chi è la colpa di questo caos? Veramente è arrivato il momento di parlare seriamente, di rivedere il titolo quinto? Secondo me assolutamente sì, e poi io, siccome tengo una buona memoria, c'è un caso specifico in tutta questa crisi che è un caso della regione in cui voi vi trovate, il caso della regione Campania, perché lì il presidente De Luca, con tutti i suoi torti, accusatelo di essere un tipo troppo diretto, però è stato il primo presidente di regione che ha avvertito la gravità di dove si stava andando e prese delle decisioni, prese le decisioni di chiudere le scuole, prese le decisioni quasi di avviare un suo lockdown, e gliene venne una grandinata di botte da parte dei ministri, fu costretto a fare marcia indietro e ancora oggi è in prima fila a chiedere addirittura un lockdown nazionale. Comunque, se uno chiede un lockdown nazionale lo chiede innanzitutto per sé, ma quelle 21 voci di cui parlava adesso il presidente Fico invece mettono la Campania quasi in zona verde. Ora, questo discorso che ho appena fatto dimostra che non è vero che i presidenti delle regioni possono tutto, tant'è vero che
De Luca, se no, avrebbe fatto il suo lockdown fin dall'inizio, invece fu brutalmente strattonato. B, che per quello che riguarda le 21 voci di cui parlava adesso il presidente Fico, io mi domando, ma perché non li rendete pubblici giorno per giorno quei dati? Create un sito dove uno conosca tutti gli indicatori di quelle 21 voci, l'algoritmo che compongono, messe insieme quelle 21 voci, e vediamo, controlliamo giorno per giorno perché alcune regioni che avranno superato certe soglie stanno in zona rossa e perché altre regioni stanno in zona arancione o gialla. Rendete più trasparente, rendete, non lei, presidente, che non c'entra, insomma, c'entra relativamente. Presidente, e questa è una domanda, però qui stimoli il governo a una maggiore opera di trasparenza. Questa è una domanda a cui il presidente può rispondere. Sarebbe il caso, diciamo, di pubblicare costantemente, avere un termometro costante dei dati. No, non c'è dubbio. In modo da spiegare anche ai cittadini perché sono in zona rossa, perché sono in zona arancione. Non c'è dubbio che la trasparenza deve essere massima ed è dovuta. Però questi dati sono già tutti pubblicati, tutti e 21 parametri con l'affluenza dei dati che sono postati sul portale del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità, e ci sono poi appunto dei siti ad hoc dove si possono leggere tutti questi dati, già esistono. Poi se lei parla anche del calcolo, diciamo, dell'algoritmo per cui tutti e 21 parametri creano la questione, il colore finale, ma è chiaro anche che abbiamo detto che c'è una cabina di monitoraggio dove ci sono tre persone dell'Istituto Superiore della Sanità, tre della Regione e tre del Ministero della Salute. Grazie Presidente.